Cosa significa per te, sì, che emozione essere portiere da Serie A da oggi? Ma Ci sicuramente siamo. un'emozione incredibile perché ho fatto il settore giovanile qui e lo sapete bene. Per me esordire al Franchi con uno stadio pieno e essere primi in classifica è un'emozione incredibile. A chi va la dedica, Luca? So che ce ne sono tantissime di persone, però penso alla tua famiglia, quanto ti è stata vicina. Assolutamente la mia famiglia, sicuramente è un punto di riferimento per me. Poi ringrazio la mia ragazza, tutti i mister, dal mister Portieri fino a Sosa che mi hanno dato l'opportunità e soprattutto i miei compagni. Sai che sei un portiere che è esordito in Serie A in una squadra che attualmente è ancora in classifica prima. Che effetto ti fa? Sono molto felice, sia per me che per la squadra, perché essere primi in classifica è motivo di orgoglio per tutti. Sono felice per questo giorno e spero di continuare. Ti chiedo, uno dei grandi segreti della Fiorentina è il gruppo, visto il rapporto che c'è anche con te. È questo anche un valore aggiunto di voi? Ma assolutamente sì, in campo credo si veda, ognuno fa una corsa in più per l'altro e tutti siamo importanti in questo gruppo. Il mister ci fa sentire importanti e soprattutto ci sono dei ragazzi fantastici. Tante le, diciamo, risposte d'affetto nei tuoi confronti, tanti anche i tuoi ex, diciamo, amici che ti hanno seguito nel percorso in Fiorentina, quegli ex giocatori, tra cui Capezzi, che subito appunto ti ha scritto: ti meriti tutto. Ah, ancora non ho letto, però sono felice. Con Leo ci sentiamo tutti i giorni, siamo molto amici e per me quando fa il gol sono contento per lui e lui sarà sicuramente felice per me. Hai vissuto tante ere, diciamo, della Fiorentina da quando sei qui, appunto dalle giovanili. Oggi che Fiorentina è in campo? Oggi è una Fiorentina importante, molto importante, con giocatori di qualità assoluta. Il mister che ci ha dato un'identità dal primo giorno e quindi cerchiamo di sfruttare il più possibile Senti, ti questo. posso chiedere, secondo te, mister, che tifosi possono sognare? Voi dentro lo spogliatoio un po' iniziate a credere che quella classifica così in alto possa reggere fino a fine stagione? Io penso che la classifica così non sia un caso, però oggi abbiamo partita per partita e vediamo al fine anno dove siamo. Sosa ti ha dato questa opportunità, che cosa gli ha detto e che cosa ti ha detto? No, mi ha fatto i complimenti per entrare, mi ha detto vai, sono felice e lo ringrazio. Nello spogliatoio la parola scudetto si nomina. No, noi come ho detto prima, partita dopo partita, tutte le partite, vediamo poi al fine anno dove siamo.